In questi giorni mi è stata segnalata da più parti una serie di Netflix, dedicata alla genesi della comunità di San Patrignano. La serie si chiama per l'appunto Sampa. L'ho guardata con molta attenzione perché incuriosito dal dibattito calcistico pro-contro. Un pro-contro San Patrignano che alla fine dei conti diventa un pro contro Muccioli, il suo padre padrone. E un pro contro i metodi educativi utilizzati all'interno della comunità, quindi all'interno di San Patrignano. Metodi che in molti casi, almeno inizialmente, paiono essere dei metodi coercitivi, violenti. Dico paiono perché probabilmente è un problema endemico all'interno di molti contesti educativi, tra cui la comunità di San Patrignano. La serie mi è piaciuta, eppure parecchio, è scritta bene, girata bene, la fotografia è eccellente. Quindi ovviamente ve la consiglio. E poi soprattutto parla di educazione, parla del mio mondo, probabilmente anche del vostro mondo se state guardando questo video. Muccioli e Muccioli, è difficile rimanere super partes davanti a una personalità come la sua. Spiritista, guru, si dichiarava lui stesso la reincarnazione di Gesù Cristo, venerato dalle famiglie dei tossicodipendenti come il Redentore, come il Salvatore. Amico intimo dei Moratti e di tanti altri capitalisti, e lo sappiamo bene che quando c'è di mezzo il capitalismo, lo sfruttamento dell'uomo è insito all'interno del sistema. Difficile convincersi che la sua iniziativa filantropica non nascondesse dei fini speculativi. Difficile pensare che il business del tossico rimanesse al di fuori delle sue mire. Difficile anche pensare che la passerella di politici, di starlet degli anni Ottanta, che hanno calcato i viali di San Patrignano, non andasse ad ingrossare i conti in banca di Muccioli e del suo staff. Staff di una comunità nata come pollaio e poi in brevissimo tempo diventata una città, praticamente quasi uno stato indipendente. Ma Muccioli è stato anche il primo che ha riportato alla ribalta, alla grande ribalta dell'opinione pubblica italiana, il problema della tossicodipendenza. Un mondo che fino a Muccioli era diviso tra il volontariato cattolico con le sue tante anime interne e il sistema giuridico italiano. Il primo oscillante tra la terapia del senso di colpa, propugnata a gran voce da Don Mario Picchi, ad esempio, e dall'altra parte l'ecumenismo anarchico insurrezionalista di Don Andrea Gallo. Il secondo, ligio a fare applicare le leggi in maniera acritica, molto rigida. Ricordiamoci in un contesto clinico, tra l'altro, che ancora non era riuscito a definire bene cosa fosse la tossicodipendenza e quindi senza precise linee guida di riabilitazione e di intervento educativo. E in mezzo a tutto questo c'è Muccioli, che sicuramente tossicodipendenti ne ha salvati centinaia, probabilmente migliaia. Ma come lo ha fatto? Per prima cosa vedendoli, facendoli sentire visti, vedendo il loro bisogno, il loro dolore, dandogli una guida, una figura Muccioli carismatica, quasi un guru, un padre sostitutivo, quella figura di limite, di orientamento, di supporto che probabilmente è sempre mancata a queste persone. Ha dato loro una comunità, li ha resi nuovamente parte di un contesto sociale, li ha reintrodotti in un gruppo, uno dei bisogni primari dell'essere umano. Ha sollevato le famiglie dal loro carico gestionale, emotivo, ha preso i figli e le figlie tossicodipendenti e gli ha fatto vedere una possibilità al di là della sostanza, gli ha fatto intravedere un futuro, gli ha dato una speranza di vita. Li ha contenuti nel momento di crisi, è stato accanto a loro, ore, giorni, li ha massaggiati quando i crampi della astinenza spezzavano i muscoli di queste persone, li ha curati con l'agopuntura, ha dato loro le erbe quando lo stomaco si contorceva in piena crisi. Quando l'astinenza ha iniziato a bussare forte, sempre più forte, nei cervelli di questi ragazzi e di queste ragazze, Muccioli li ha contenuti, li ha trattenuti, ma li ha anche legati, li ha incatenati per ore, per giorni, a volte anche per settimane. Li ha privati della libertà, il processo delle catene, li ha incatenati nel pollaio, li ha incatenati nel canile, spesso in mezzo alle deiezioni degli animali, spesso anche nelle loro stesse deiezioni.
è andato a riprenderli alla stazione, è andato a riprenderli nei casolari intorno a San Patrignano. Spesso è andato a riprenderli anche direttamente a casa dei genitori, su chiamata dei genitori. Qualcuno alla fine ha desistito dall'idea di scappare. Molti raccontano che una volta liberati dai ceppi erano uomini nuovi, pronti per una nuova vita. Paolo Villaggio, che a San Patrignano ha portato il figlio, dice che quei ceffoni dati da Muccioli sono quelli che noi, genitori progressisti, non siamo stati in grado di dare ai nostri figli nel momento adatto. Ma poi ci sono i racconti degli stupri, nel reparto manutenzione, dei pestaggi a sangue fino alla morte nel reparto macelleria. San Patrignano ha una lunga schiera di sangue e di morte alle spalle. Su Sampa e su Muccioli fatevi un'idea voi, guardate la serie di Netflix, leggete, documentatevi. Non è quello di cui voglio parlare qui oggi con voi. Voglio parlare del limite dell'educatore. Voglio chiedervi, secondo voi, quanto ci possiamo spingere avanti, oltre, con i nostri utenti, con i nostri clienti, con le nostre persone. Quanto ci possiamo spingere prima che la nostra azione, la nostra educazione diventi imposizione? Qual è il limite oltre il quale un'azione educativa diventa costrizione? Dov'è la soglia dell'educazione prima che diventi manipolazione? Fino a dove possiamo pretendere che il nostro bisogno di operatori scavalchi il bisogno del nostro cliente, del nostro utente? Vorrei parlarvi quindi del lato oscuro dell'educazione, quella parte dell'azione educativa che facciamo finta di non vedere, esattamente come faceva finta l'opinione pubblica con i metodi di Muccioli. Educatori, professionali socio-pedagogici e pedagogisti, lo sappiamo bene, non hanno un albo e di conseguenza non hanno un comitato etico. E qui di etica stiamo parlando. È rimesso tutto al buon senso, all'azione soggettiva, alla cultura magari dell'ente, della cooperativa di appartenenza. Ma pericolosamente, citando De La Rochefoucauld, troviamo che siano di buon senso esclusivamente le persone che la pensano come noi. L'azione educativa deve mirare al miglioramento della qualità di vita delle persone. Ma chi la decide questa qualità di vita? Dovrebbe essere una costruzione interrelazionale che nasce dal rapporto tra educatore ed educando. Ma se l'educando è un tossico, se ha un ritardo cognitivo, se è un minore, quindi per definizione incapace di vedere al di là del dato di realtà, se ancora ha una deprivazione socioculturale, oppure, semplicemente, drammaticamente, se ha deciso che è ora di farla finita con questa vita, se è stanco, se ha ponderato con lucidità il suicidio, se vuole chiuderla lì. Se di fronte ad ogni logica, che non è la nostra logica, decide altro, in un altro modo, che ovviamente non è il nostro. Casi estremi potremmo dire, ma sappiamo benissimo che sono molto più comuni di quanto si pensi. Sono la quotidianità professionale di migliaia, decine di migliaia, di educatori e di pedagogisti. Quanto c'è di Rousseau in noi? E quanto di Muccioli? Ognuno di noi ovviamente è chiamato a darsi una risposta. Io, come tutti i colleghi che lavorano, la risposta ce la siamo data. La mia risposta è che la libertà dell'altro viene sempre prima di qualsiasi altra cosa, anche a scapito di quello che posso ritenere giusto dal mio punto di vista. In altri termini, ritengo che la mia azione educativa, la mia presenza all'interno della relazione di supporto debba necessariamente arrestarsi davanti alla scelta dell'altro, una scelta che io posso anche non condividere. Posso accompagnare, ma rigetto ogni forma di costrizione, ogni forma di manipolazione. Lo scopo della mia azione educativa è formare e supportare il pensiero critico, formare una testa ben fatta, come diceva Morin. E critico significa forzatamente diverso dal mio. Quanto rimane di manipolativo nella mia azione educativa, nella mia pedagogia? La risposta che mi do è temo tanto e quindi costantemente tento di monitorare il processo, tento di vedere se quello che sto chiedendo risponde a un mio bisogno o è realmente il bisogno della persona che ho davanti. Cerco di tenermi entro un limite etico, che però nuovamente mi sono dato da solo.
L'educazione quindi non è il mulino bianco, non è quello che studiamo sui libri. L'educazione è fortemente figlia della filosofia, della etica, della morale. E spesso e volentieri, mentre lavoriamo, sarebbe bene che ci interrogassimo su questo rapporto, costantemente. L'educazione è fatta di luci fortissime e ombre ancora più profonde. Muccioli ce ne dà un'esemplificazione macroscopica. Voi quindi cosa ne pensate? Qual è per voi il limite dell'educatore, se c'è? Stavolta più del solito mi piacerebbe leggere il vostro parere, il vostro punto di vista nei commenti. Quindi se volete scrivete sotto. Come al solito, grazie per aver visto il video fino ad ora. Se volete lasciatemi un like, è sempre molto gradito, e condividete il video. Vorrei veramente che si generasse un dibattito non esclusivamente legato alla serie, la docufiction di Netflix, ma potessimo utilizzare come spunto questa bella serie che tra l'altro vi consiglio sicuramente di guardare. È un argomento, penso, molto importante della pedagogia, in generale del rapporto educativo tra un professionista e un cliente, tra un educatore e un educando. Quindi vorrei leggere i vostri punti di vista. Io desidero analizzare con voi il perché di questo fenomeno. Come può essersi determinato Io credo che si sia determinato per una caduta di valori nel contesto in cui noi viviamo, nella nostra società. E i disvalori alimentano questo problema e costituiscono il terreno fertile in cui il problema mette radici e si sviluppa.